Presentato nei saloni della Marina Militare di Napoli, il progetto Sino Italia Handcraft e Tailor City. Si tratta di un accordo tra CNA e governo cinese per garantire la costruzione di un villaggio, il Da Vinci Village, per favorire l'export delle aziende verso i mercati asiatici. Export Made in Italy a Napoli, il lancio dell'accordo. A parlarne è Giuseppe Oliviero, presidente del CNA Campania Napoli Nord. Un progetto importante che si articola in tre fasi: prima l'incubatore a Keqiao, poi il centro Euroblu con una galleria commerciale a Shaoxing e infine entro due anni la costruzione di un centro per l'eccellenza italiana a Ningbo. Un progetto che è stato molto apprezzato dall'Italia, un processo di internazionalizzazione che ci vede proiettati nel mercato cinese e non, come qualcuno pensava, invasi dai cinesi. Soprattutto un nuovo modello, cioè la capacità delle piccole imprese, delle micro imprese, delle grandi produzioni eccellenze di conquistare i mercati esteri. E al Circolo Posillipo di Napoli, festeggiati 50 anni di storia dell'imprenditore Giuseppe Mirante. 50 anni di attività è un bagaglio di esperienza non indifferente. Qualcosa l'imprenditoria a Napoli va vissuta, va curata, va ha un modo di essere per quello che siamo noi napoletani, calda. Se l'imprenditoria se la si fa con una certa concezione di onestà, di intelligenza, Napoli da offre tutto, offre tanto, per cui non è difficile essere imprenditori seri a Napoli. Una famiglia votata al lavoro da quattro generazioni che ha aiutato la città di Napoli a crescere in cultura aziendale e professionale. A consegnare il premio il presidente della Confcommercio Napoli, Massimo Vernetti. Se pensiamo agli imprenditori, devo dire che in questo luogo noi adesso abbiamo tantissime possibilità, quindi dal turismo alla ricettività e tutto quello che sono anche le trasformazioni, perché anche qui abbiamo un sacco di possibilità. Immagino alla ZES, immagino anche a tante altre, diciamo, possibilità, quindi ritengo che il consiglio che posso dare a tutti i miei giovani colleghi imprenditori